Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le scuole di Napoli sono di nuovo le protagoniste, insieme con il Comune. Nella sala dei baroni del Maschio Angioino, questa mattina i ragazzi hanno portato i loro lavori sviluppati sul tema della violenza e del rispetto per le donne, con racconti, performance artistiche e musicali, immagini e video autoprodotti. La violenza non è semplicemente quello che noi leggiamo sui giornali, cioè non è solo la criminalità estrema che produce uno stupro o addirittura un omicidio, ma la violenza piccola, quotidiana, fatta di parole, fatta di gesti, fatta di piccole ingiurie, di piccoli insulti, fatta di dispetti, fatta di gelosia, di controllo. Fra scuole di primo grado ed istituti superiori erano 19 le scuole presenti. Una giornata di riflessione, ma anche di reazione alla lettura vittimistica del fenomeno, da affrontare invece con gli strumenti della cultura e con la consapevolezza dell'importanza di riconoscere l'altro e le differenze. La violenza c'è anche nelle mura domestiche, anzi, statisticamente la violenza è ancora più forte. La violenza non è solo la violenza fisica. E anche la violenza morale, la violenza psicologica, le pressioni continue. Violenza è avere una legislazione sul lavoro che non tutela le donne incinte. Violenze sono tanti modi. Violenza è anche girarsi dall'altra parte. Incominciamo a giudicare un po' più pesantemente gli indifferenti. Ci sono i violenti e ci sono quelli che sanno che qualcuno è stato violento e non lo denuncia, lasciando sole le donne vittime di violenza.